Sopralluogo dell'assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli nel cantiere in cui si sta realizzando la variante alla strada regionale 71 nella zona fra Calbenzano e Santa Mama nel comune di Subiano. I lavori sono andati avanti anche durante l'emergenza Covid, a parte brevi sospensioni dovute ai problemi di rifornimento dei materiali. Secondo l'assessore Ceccarelli, le opere potranno essere portate a conclusione entro un anno. E quindi in questo modo avremo fatto un intervento in un punto che è particolarmente incidentato, quindi un miglioramento non soltanto per lo scorrimento della viabilità ma anche maggiore sicurezza. E poi riuniamo le due varianti che precedentemente erano state fatte, quella di Santa Mama e quella di Calbenzano, per poi proseguire con il tratto che da Calbenzano va verso Subiano Nord, che anch'esso è già in gara, già il bando pubblicato, aspettiamo le offerte, speriamo che ci siano, ma sono sicuro ce ne saranno, così come è avvenuto per quanto riguarda il completamento della variante di Camuscia, dove le offerte presentate sono addirittura 16. Quindi credo che l'attenzione della Regione per questi territori sia un'attenzione importante e ovviamente per la realizzazione di opere che sono di straordinaria necessità.